Impugni al presente, costruisci la vittoria per un'Italia libera e sovrana. Con questo slogan nasce Gioventù Nazionale, il nuovo movimento Under 30 di Fratelli d'Italia, inaugurato nella cornice di Piazza Garibaldi al Gianicolo. Nell'ottica della tradizione dei movimenti di destra si colloca Gioventù Nazionale per riavvicinare i giovani alla politica. Parte così il tesseramento del movimento che proseguirà fino a giugno. Sul palco ad illustrare i punti fermi del movimento il presidente nazionale Marco Perissa. Sicuramente partiamo dal dato più eclatante, la disoccupazione giovanile, per una riforma strutturale del sistema del lavoro che prevede anche la riqualificazione del rapporto con i sindacati e il rilancio delle imprese. Sicuramente anche la difesa dei valori fondanti di una società civile e moderna, la solidarietà, la sussidiarietà, la capacità di stringersi in un momento di difficoltà. È un atto di coraggio dare finalmente piena autonomia ai giovani, cosa che pochissimi partiti fanno, ha ricordato il leader del partito Giorgia Meloni. Io credo che non serva un movimento giovanile di partito, perché non sono mai serviti a molto. La grandezza della tradizione giovanile della destra è che ha sempre mantenuto un proprio percorso perfettamente autonomo rispetto al partito, a quale pure insomma idealmente si rifaceva. E credo che questa dovrebbe essere anche la sfida di adesso, in questo mi piace diciamo, raccogliere la tradizione dei movimenti giovanili della destra, non il dipartimento giovani di un partito, ma qualcosa capace di camminare con le proprie gambe, se necessario anche per dire al partito che cosa non funziona. La purezza dei movimenti giovanili serve a questo.